Per scrutare l'universo e indagare i misteri ancora oscuri di cosmologia, fisica e astrofisica, bisognerà andare sottoterra. Non è una contraddizione. L'Einstein Telescope, futuristico osservatorio di onde gravitazionali, avrà bisogno di essere installato in un ambiente protetto, ovattato, che ne permetta la precisione delle rilevazioni senza interferenze. Sottoterra, appunto. L'Italia aspira a ospitarlo e candida le miniere dismesse di Sosse Natos, cuore della Sardegna, nelle vicinanze di Lula, provincia di Nuoro. Pochi giorni fa sono stati installati sensori per la campagna di misure geofisiche volte a individuare l'entità del rumore sismico della zona. L'obiettivo è dimostrare il silenzio dell'area, requisito fondamentale per ospitare l'Einstein Telescope, che avrà non solo dimensioni maggiori rispetto agli strumenti oggi in uso, ma anche una tecnologia più sviluppata per cogliere i più deboli segnali dell'universo. Ne abbiamo parlato con Enzo Brocato, astrofisico dell'INAF e direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo. Propriamente, lo strumento che osserva e misura le onde gravitazionali è un interferometro che raccoglierà il testimone di Virgo installato in provincia di Pisa e di LIGO, collaborazioni internazionali che hanno permesso di osservare per la prima volta in maniera diretta le onde gravitazionali descritte da Einstein. Era il 14 settembre del 2015 e si apriva una nuova porticina attraverso cui scrutare l'universo. Abbiamo due binari, due raggi laser perpendicolari, nel caso diciamo di Virgo, in cui la luce viene fatta riflettere su degli specchi e quindi in modo continuo la luce del laser va avanti e indietro su questa linea, su questo cammino ottico, ed è ortogonale. Quindi nel momento in cui passa un'onda gravitazionale, noi conosciamo la distanza esatta dei due bracci, quando passa un'onda gravitazionale uno di questi bracci subisce questa variazione dello spazio-tempo, che di fatto è un allungamento e accorciamento della distanza. Quindi noi siamo molto bravi a misurare lo spazio percorso dalla luce, allora noi ci accorgiamo di questa piccolissima variazione di cammino ottico della luce, che appunto è dell'ordine, diciamo, delle dimensioni del nucleo di un atomo, molto più piccolo di un numero di un atomo. Ci accorgiamo di questo, e l'altro braccio invece non succede niente perché è ortogonale all'arrivo dell'onda gravitazionale. Dal confronto di questi due cammini ottici abbiamo un apparato che consente di vedere quanto è questo spostamento e di seguirlo nel tempo, quindi capire qual è la forma dell'onda gravitazionale che ci è arrivata. Questo è fatto su una base di 3 km, l'Einstein Telescope è stato all'ordine di una decina di chilometri, quindi questo ci permetterà di avere una sensibilità maggiore. Anche lo studio, si pensa di fare tre bracci invece di due, si pensa di andare in profondità, perché questo abbatte il rumore sismico, no, dei terremoti, dei piccoli terremoti, di quelle piccole vibrazioni che la superficie della Terra ha. Immagini che che Virgo stesso è in grado di sentire, di rilevare quando c'è il moto ondoso del Tirreno, oppure piccoli microterremoti, terremoti che avvengono, diciamo, dall'altra parte della Terra, ovviamente aumentano il rumore. Quindi è fondamentale abbattere questo rumore sismico. Si è capito che andando sotto la superficie terrestre questo rumore viene abbattuto in modo molto importante. La Sardegna, luogo ottimale per Einstein Telescope con pochissima attività sismica sia naturale che antropica, è in competizione con un sito individuale in Olanda, al confine con Germania e Belgio. La scelta sarà effettuata con il contributo di una commissione che ha il delicato compito di valutare i dati per misurare la qualità del sito che ospiterà l'Einstein Telescope. Il primo microscopio ci permetteva sia no di vedere qualche molecola. Oggi vediamo quasi la struttura dell'atomo, no? con i microscopi sempre più sensibili, e questa è la cosa analoga. I primi telescopi di Galileo ci permettevano di vedere Giove e le sue lune. Oggi riusciamo a vedere galassie che sono formate subito dopo il Big Bang, quindi a distanze di miliardi di anni luce. Adesso assistiamo a un'evoluzione tecnologica e scientifica al limite della nostra conoscenza, e con Einstein Telescope avremo un nuovo eccezionale strumento per esplorare l'universo, studiando questo nuovo mondo delle onde gravitazionali che possiamo dire di aver appena iniziato ad intravedere con Virgo e LIGO. Senza dimenticare, sottolinea Brocato, che gli astrofisici dell'INAF saranno pronti a osservare e studiare
la luce emessa dalle sorgenti scoperte da Einstein Telescope con la nuova generazione di telescopi e missioni spaziali in grado di osservare il cielo in tutto lo spettro elettromagnetico. Una sinergia entusiasmante da cui ci aspettiamo straordinarie scoperte scientifiche nell'ambito dell'astrofisica, della cosmologia e della fisica fondamentale, sottolinea Brocato. L'obiettivo dell'Einstein Telescope, la cui messa in funzione è attesa per la metà degli anni 30, è quello di fare un salto in avanti. Più misure, più precise. Per la sua realizzazione, l'Italia punta sulle competenze dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che guida il progetto, sul supporto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia e delle Università. Uno sforzo nazionale per realizzare il progetto europeo di una scienza nuova, intersettoriale e lungimirante.